Ciao, oggi vogliamo parlare del nostro viaggio fatto a Napoli ai primi di giugno, giusto per vedere se riusciamo a darvi due informazioni che possono essere utili se avete intenzione di visitare Napoli e i suoi dintorni. Allora, per iniziare noi siamo andati in treno. Siamo andati in treno invece che in aereo per un motivo molto semplice. Nel periodo che abbiamo prenotato il treno costava meno che l'aereo. E comunque non siamo per niente dispiaciuti di aver preso il treno, anzi è comodissimo. Noi abitiamo in Liguria, abbiamo preso il treno da Torino, abbiamo preso l'hotel e siamo andati diretto a Napoli Centrale. E ormai con questi treni veloci in un attimo in tutta Italia puoi andare dove vuoi, sono comodissimi e velocissimi. Infatti da Torino Porta Nuova a Napoli Centrale 6 ore siamo arrivati, siamo partiti alle 9:30 del mattino, alle 4 meno un quarto eravamo a Napoli. Comunque sul nostro sito troverete anche il video che abbiamo fatto a Napoli. Sono stati proprio 2 notti, per cui abbiamo fatto tutto di corsa e addirittura siamo riusciti anche a fare mezza giornata Procida, e c'è anche il video sul nostro canale di Procida se volete andarlo a vedere. Noi probabilmente ancora prima della fine del 2022 ritorneremo a Napoli, se non sarà entro la fine del 2022, nel 2023 l'intenzione è quella di tornare a Napoli, perché 2 giorni sono poche, le cose da vedere sono tantissime. E sicuramente ritorneremo nella zona dove abbiamo soggiornato a giugno. E io consiglio di pernottare in piazza Garibaldi, non so, perché piazza Garibaldi praticamente dove c'è la stazione centrale di Napoli, ma no, non è comoda solo per chi arriva in treno, più comoda ancora per chi arriva in treno, ma è comoda anche per chi arriva in aereo, tanto chi arriva in aereo in un punto di Napoli si deve spostare. I motivi per cui conviene soggiornare a Piazza Garibaldi più che altro è la comodità negli spostamenti, perché hai sia il treno, hai la metropolitana e hai la circumvesuviana, praticamente attaccati. Con la metropolitana ti puoi spostare al centro di Napoli, scendendo, non so, alla stazione Toledo, la stazione metropolitana di Toledo, sei praticamente attaccato ai quartieri spagnoli, sei in via Toledo, che è una delle arterie principali di Napoli. La stazione metropolitana di Toledo, per di più, una rivista inglese l'ha nominata come più bella stazione metropolitana del mondo, per cui già solo scendere a Toledo, dove è bellissima Toledo. Poi con la metropolitana si può anche andare a prendere il traghetto. Noi il traghetto l'abbiamo preso per andare a Procida. Se prendete la fermata Municipio, andate a Berello. Mentre con la fermata Università andate a Calata Porta di Massa, perché i traghetti e gli aliscafi, a seconda del quale prendete di compagnia, cambia il molo di partenza. L'unica cosa che la fermata Università, per quello che so io adesso, fino al 15 ottobre è chiusa per lavori di pavimentazione. Comunque uno può prendere la fermata a Municipio e un attimo a piedi se è a Calata Porta di Massa. Nella fermata a Municipio praticamente sei anche a 2 passi dal Maschio Angioino. Poi da Piazza Garibaldi c'è la Circumvesuviana. La Circumvesuviana è un po' come un treno delle zone limitrofe di Napoli. Qua a Circumvesuviana puoi andare ad Ercolano, da Ercolano c'ha gli scavi, poi da Ercolano, alla fermata di Ercolano puoi prendere l'autobus e andare a vedere il Vesuvio. Qua a Circumvesuviana oppure puoi andare a vedere gli scavi di Pompei. Se non avete molto tempo vi consiglio, se volete andare a vedere gli scavi, conviene andare a vedere quelli di Ercolano perché sono un
un po' più piccolini, però sono bellissimi lo stesso. Invece Pompei sono più grossi. Con la Circumvesuviana potete anche arrivare anche a Sorrento, che è bellissima. Da Piazza Garibaldi c'è anche comodissimo il treno, perché è la stazione centrale del treno, e col treno si può andare a Caserta. A Caserta, a pochi minuti dalla stazione di Caserta, si arriva alla Regia di Caserta. Comunque, per chi fosse curioso, noi abbiamo alloggiato all'hotel Ideal, le stanze erano piccole, l'armadio non c'era, c'era una struttura in ferro con degli appendini da attaccare alla roba, non c'era neanche il bidet, c'era una doccina vicino al water, però c'era l'aria condizionata. Noi per il 2 giugno abbiamo speso 85 euro in due al giorno, con la colazione compresa. E a dire la verità, la colazione non l'abbiamo provata perché al mattino ci siamo sempre svegliati presto, e una volta dovevamo prendere il traghetto, una volta dovevamo prendere il treno, però per Napoli non morite di fame, quello è certo, ma è sicuro. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare la campanella. Ciao ciao, a un prossimo video.